Ed eccoci qui anche oggi su Rete 8 con il consueto appuntamento con la nostra cucina, con le nostre ricette. Anche oggi vi saluto da Civitella del Tronto insieme al giovanissimo chef Frederick Lasso. Buongiorno. Ciao Frederick. Allora, innanzitutto presentati ai nostri telespettatori. Da quanto tempo sei qui presso questo ristorante? All'incirca da un anno e mezzo che lavoro insieme a Sabatino e insieme ad Attilio. Siete una bella squadra, veramente una bella squadra. Sì, è stata una cosa abbastanza casuale incontrare Sabatino, passavo proprio qui sotto in piazza. Ci conoscevamo da prima, però ci siamo salutati e mi ha spiegato che gli serve una mano in cucina. Diciamo, dopo una settimana che ci ho pensato, ho accettato questa sua proposta e mi sono ritrovato qua. Che poi, insomma, il nostro Frederick ha veramente studiato tanto perché ha frequentato l'Accademia del grandissimo Nicolò Mito, giusto? Sì. Hai fatto lì un bel percorso di studi? Ho fatto sì, un bellissimo percorso di studi. Era composto da pratica e da teoria. Poi, fortunatamente, ho potuto continuare a lavorare per lo chef Nicolò Mito per altri 2 anni. Dopodiché ho cercato di prendere una strada un po' mia. Una strada tua. Un po' diversa. E beh, deve essere così. Poi tutte le esperienze sono importanti, però è sempre giusto cercare la propria strada. Ma tra l'altro tu sei giovanissimo, devo dire che qui da Zunica c'è proprio un concentrato di chef giovani, perché anche il nostro Sabatino è giovanissimo, Attilio ha solo 25 anni, tu 27, quindi veramente c'è un terreno fertile qui. Complimenti innanzitutto per il tuo percorso e presentaci il piatto di oggi. Il piatto di oggi è il filetto di salmerino, sì, che è un pesce d'acqua dolce. Io ho optato per una cottura, diciamo, confit, un olio cottura. Sì. Il confit in Francia nel passato veniva usato per conservare le carni. Ah, quindi questa tecnica di cottura nasce per poter conservare la carne? Sì, okay. Sembra una cottura a bassa temperatura, invece del grasso animale, okay, ho usato un grasso vegetale, quindi l'olio d'oliva, aromatizzato al ginepro. Ah, wow, che bello! Poi abbiamo una maionese ricavata con gli scarti del nostro salmerino, quindi un pochettino di porro in padella, un pochettino di scarti di salmerino, sì, e poi ho aggiunto del latte, okay, fatto cuocere per diciamo un'oretta sempre, sì, bassa temperatura, quindi non è che bolliva tanto, aggiustato con un pochettino di un po' di sale e un po' di succo di limone per, okay, dare un po' di acidità. Acidità? Sì. E qui invece abbiamo una riduzione di carciofi sempre stracotti, ma in modo abbastanza semplice e classico, carciofi puliti in pendola, l'acqua, stracotti per diciamo un'oretta, frullati, passati con l'etamina, che è un panno alimentare. Sì. Una volta ricavata questa diciamo acqua, questo brodo di carciofi, lo portiamo in riduzione, okay, quindi da un 4 kg di carciofi. Cavoli. Ricaviamo una cosettina del genere. Dai. Qualcosettina in più forse. Ok. Senti, ma qualche informazione in più su questo pesce? Innanzitutto raccontaci la tua passione per la pesca, perché già ce ne ha parlato Sabatino e anche lui è un grande appassionato di pesca e ci ha parlato proprio di questa iniziativa di inserire e creare un menù apposito dedicato proprio ai pesci d'acqua dolce. Sì. Penso un annetto fa è nata la trota affumicata che ha fatto prima, sì, Sabatino, sì. Adesso ho cercato di lavorare un pochettino sul salmerino. Abbiamo cercato di lavorare un po' sul salmerino. Questo è un pesce di lago, giusto? Sì, sia di lago che di fiume. Sempre un pesce d'acqua dolce, sì. È molto, molto magro, quindi molta, okay, molti muscoli. Non c'è tanto grasso, quindi abbiamo aiutato anche alla... Sì. A mantenerlo un po' più morbido, okay, con l'olio cottura. Con l'olio cottura, ok. E questa passione che ho anche io per la pesca, pescavo da prima, perché dove abitavo io avevo in gestione un piccolo laghetto di pesca sportiva, okay, io e mio padre, e dopo un po' di tempo, per un po' di anni ho lasciato da parte questa passione, mi sono dedicato un po' di più alla cucina.
E quando ho incontrato Sabatino un giorno mi ha visto abbastanza, diciamo, stressato, stanco e annoiato. Era, diciamo, dopo l'estate. In cerca di stimoli, mettiamola sì, così. E mi ha portato a pescare. E da lì mi sono andato a rovinare la vita come lui con la pesca. Quindi ogni momento buono è per andare a pescare, per rilassarsi. Che bello. Io credo sia una cosa bellissima, perché poi andare a pesca significa anche e soprattutto stare a contatto con la natura. La nostra natura, quella abruzzese, quella bellissima, che veramente basta proprio assaporarla fino in fondo, per quanto è bella. Sì, è una cosa anche bella della pesca, che stai lì anche per 5-6 ore. E riesci a pensare anche alla cucina, però in modo molto diverso. Molto diverso. Bene, allora vogliamo iniziare? Sì, va benissimo. È molto semplice per comporre il piatto. Sì. Prendiamo la nostra riduzione del carciofi. Ma quanto è densa! Questa deve essere gustosissima. Non ci credo che per 4 kg di carciofi riusciamo ad ottenere... Quindi sarà proprio un concentrato di gusto. Sì. Salmerino lo prendiamo. Quindi noi l'abbiamo già cotto. Sì, lo passiamo sopra la carta per asciugare l'olio in eccesso. Ricordaci un po' l'olio cottura, la tecnica, cioè come si fa praticamente. È sempre fatta, diciamo, a bassa temperatura. Quindi usiamo il sacchetto del sottovuoto, okay. Il runner. Poi ho cercato di aromatizzare questo pesce con un po' di ginepro. Ok. Ecco, devo dire, un piatto semplice, essenziale, però particolare. Ah, quindi c'è proprio l'effetto sorpresa in questo modo. Sì. E soprattutto, sai cosa mi piace tanto di questo piatto, Frederick? Che non si butta nulla. Perché poi con gli scarti del salmerino vai praticamente a creare questa maionese, questa salsa. E noi lo diciamo sempre che in cucina non si butta via nulla ed è un vero peccato buttare via qualcosa, perché poi attraverso le tecniche giuste si riescono a creare, ecco, degli ingredienti. Sì, anche bello quando c'è uno scarto di un piatto e magari lo riesci a inserire in un altro piatto. Esatto. Quella è una cosa veramente... Esatto, molto creativa. Molto creativa, molto bella. Beh, comunque la cucina, io lo dico sempre, è bella anche per questo, perché ci consente di creare sempre cose nuove, è vero? Sì, sempre... Cioè, una persona si deve aggiornare, non deve stare sempre lì e fare sempre gli stessi piatti. Deve ogni tanto, anche se la... vedere un po' di TV, leggere dei libri, guardare dei giornali, esatto. È bello, sfogliare, è bello aggiornarsi. Dire, contaminarsi, ma in senso positivo. Sì. Perché comunque attingere poi, ecco, magari da una tecnica che abbiamo visto, da qualcun altro, farla nostra, rielaborarla e creare cose diverse. Grazie Frederick per questo piatto. Grazie a lei. Grazie per essere stati insieme a noi e voglio ricordare ai nostri telespettatori che possono rivedere tutte le nostre puntate su YouTube. Ci vediamo domani. Il peperoncino nelle dosi piccole stimola la produzione di succhi gastrici, stimola la digestione. Ma se abbondiamo troppo con il suo contenuto potrebbe anche provocare la gastrite e stoppare il nostro appetito.